skimmer, io l'anno scorso avevo fatto un video dove spiegavo la sua funzionalità, però a quanto pare ancora qualcuno che mi scrive: Rino, ho visto il video, però ho un dubbio. Rino, ho visto il video, però, ma come va messo lì? Ok, cercherò di essere un po' più preciso. Serve per mantenere limpido il pelo dell'acqua, la superficie, tirandosi a sé foglie, insetti e qualsiasi altro ci posi sopra e qualsiasi altra cosa galleggi sulla superficie dell'acqua. Come viene montato? Viene montato con un tubo che si troverà in dotazione all'aspirazione dell'acqua, per poi filtrarla se avete una pompa a sabbia o qualcosa, verrà filtrato lì e verrà buttato di nuovo in piscina. Ma la funzionalità dello skimmer serve per mantenere pulito la superficie dell'acqua. Si tirerà fogli, insetti, qualsiasi cosa. È costruito come? C'è un cestello con un supporto che va attaccato all'intelaiatura, della nostra piscina. Per chi avesse la piscina autoportante, dentro ci troverete almeno quello della Bestway, se ci trovano due ganci, uno per l'intelaiatura in ferro e l'altro per le piscine autoportanti che sono senza intelaiatura. Questo cestello si fissa nell'intelaiatura, scusate, con il tubo attaccato all'aspirazione della pompa. Dentro questo cestello ci sarà un altro cestello retato, servirà come prefiltro per trattenere roba grossa tipo foglie, insetti. Io l'anno scorso ce l'avevo pieno di insetti, api, maggiolini e cose varie. Dopo di questo c'è il funghetto galleggiante. A cosa serve? Il funghetto galleggiante serve per rimanere a pelo dell'acqua, in modo che aspirando tutto quello che c'è in superficie porta a sé. Però c'è un però: per far funzionare bene lo skimmer avrete bisogno di una bella pompa. Una pompa, non dico da 20.000 litri l'ora, però secondo me per farlo funzionare per come si deve dovete andare da 6.000 litri in su. Altrimenti, io ho visto skimmer montati con pompe da 2.000 litri, non lo so, non funzionavano. Io l'avevo montato sulla 6.000 litri, con tutto ciò che erano 6.000 litri, non funzionava come doveva funzionare. Infatti io lo facevo galleggiare il funghetto, lo tenevo a pelo dell'acqua, in modo che oltre all'aspirazione l'acqua ci cadeva a cascata. Ma non è il montaggio giusto, perché se uno si allontana per qualche giorno e il livello dell'acqua scende, la pompa non aspira più niente, aspira aria e c'è il pericolo che vi si bruci la pompa. Quindi, se volete metterla a pelo dell'acqua, dovete essere lì in giro davanti alla piscina a controllare. Quindi è un montaggio sbagliato. Io lo facevo perché ero lì in giro a pulire l'erba e cose varie, la piscina ce l'avevo sotto occhio. Quindi, vi spiego di nuovo cos'è questo skimmer. Così, bene o male, cerchiamo di capirci più a fondo. Lo skimmer ce n'è diversi tipi. C'è quello che va messo nelle pareti, sono dei fori nelle pareti in modo da l'acqua si incanala là dentro, però per quegli skimmer lì dovete avere un impianto formidabile, perché ci vuole sia una pompa grossa, quella che esce la deve ritornare lì in piscina. Quindi deve essere una pompa bella grossa. In più dovete avere un punto di raccolta per quest'acqua qui. Però, come funzionalità, è migliore di questo cestello. Il cestello è nato dopo. Prima, durante il lockdown, hanno venduto tutte queste piscine fuori terra e cose varie. Infatti, lo skimmer, questo cestello che adesso vediamo in giro, costava niente. Adesso io l'ho pagato 12 euro, mi sembra. Adesso costa 25, anche 30. Dentro ci troverete, almeno parlo quello per la Bestway. Dentro ci troverete sia il tubo che va attaccato all'aspirazione, sia i due ganci per chi avesse la piscina autoportante o quella con l'intelaiatura. Ripeto, lo skimmer serve soltanto ed esclusivamente per pulire la superficie dell'acqua. Basta, il fondo non lo pulisce.
perché neanche, a parte che le piscine, io ho cercato di capire perché sono progettate così, perché hanno l'aspirazione e lo scarico, a mio parere, troppo vicini. Io l'avrei messo in altro modo e più distanziati, in modo da far tirare l'acqua da una parte e scaricarla dall'altra, in modo da avere un riciclo un po' più distanziato. Quindi non mi spiego perché questi tubi, se si tratta di tubi che la piscina, che la pompa non arrivi, vengono i tubi più lunghi, quindi non riesco a capire perché così vicini. Ci sarà una spiegazione, ma io non la trovo. Quindi, lo ripeto, come va montato questo skimmer? Lo skimmer va montato sull'intelaiatura. Lo skimmer è dotato di un supporto con delle viti. Quindi, le viti sono abbastanza lunghe e lo spazio, quindi se avete il telaio da 20, da 25, da 15, da 10, si adatterà facilmente. Una volta montato e stretto nel supporto, basterà collegare il tubo che si troverà sotto lo skimmer all'aspirazione della piscina. Da lì passerà per la pompa per poi risputarla di nuovo nella piscina. Niente di più semplice, niente di più facile. Sotto il video vi metterò il link del vecchio filmato, così tra questo e quello riuscirete un po' a capirci meglio. Comunque, niente, niente di complicato, niente di più facile. Lo skimmer si può utilizzare anche come porta, anzi, utilizzatelo per questo, come porta pastiglie. Ci sono le pastiglie tre azioni, quattro azioni o anche di cloro normale. Lo mettete dentro lo skimmer in modo che la pompa lo distribuisca bene dappertutto. L'acqua si miscela prima, quindi penso di essere stato chiaro stavolta. Se avete altre domande o qualcosa da chiedere o qualche dubbio, scrivetelo. Io vi posterò, vi ripeto, vi posterò il link del vecchio video sotto in descrizione, poi a fine video ve lo ritroverete nel riquadro, quindi con un clic potete andare a vederlo di nuovo. Per oggi è tutto. Buona continuazione, fate un buon bagno e divertitevi. A presto!